Sì, buongiorno, sono Maria Teresa, sì, il fondo del lavoro. Come avviene la filiera della richiesta? Le persone o alla Caritas o alle varie parrocchie vanno, chiedono, o anche all'ufficio, al centro per le richieste, vanno e chiedono se c'è qualche sostegno, oppure sono gli stessi operatori che suggeriscono di fare la domanda per il fondo del lavoro. Li indirizzano qua da noi. O direttamente queste persone vengono e gli forniamo una lista di documenti che loro devono preparare. Il primo sostegno, spiego magari verbalmente come funziona il fondo, faccio un'intervista perché devo verificare un po' le caratteristiche. E Roberto, quando e come è nato il progetto del fondo per il lavoro? Sì, dunque, il progetto è nato ormai più da oltre 4 anni fa. È stato realizzato dalla Caritas diocesana di Rimini su richiesta della diocesi, che ha voluto in questo modo dare un segno tangibile, concreto di vicinanza alle persone che si trovano in difficoltà economica. Prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese che decidono di assumere persone segnalate dal fondo. Abbiamo assunto 4 persone e in questa iniziativa della Caritas abbiamo intravisto la possibilità di offrire a persone, diciamo, svantaggiate una possibilità di lavoro. Quanto è importante per un territorio come Rimini avere un progetto come questo, appunto il Fondo per il Lavoro, che è dedicato a una sfera del lavoro a cui pochi altri pensano? Ma più che pochi altri pensano, una sfera molto complicata. Una sfera molto complicata, ma una sfera assolutamente centrale per le persone che si rivolgono a noi, perché il lavoro insieme alla casa, ma la casa poi può diventare conseguenza del lavoro, sono la richiesta prioritaria. Il lavoro è dignità, il lavoro è un po' tutto per le persone. Normalmente assumiamo ragazzi che non hanno avuto grandi possibilità lavorative e da lungo tempo sono disoccupati o non riescono ad inserirsi nel campo del lavoro. Buona parte di questi ragazzi oltretutto provengono dalla realtà di San Patrignano, quindi sono ragazzi che comunque per 4 anni sono stati lontani dal posto di lavoro e che comunque hanno una qualifica attinente chiaramente al nostro lavoro. Ci siamo trovati benissimo con questa idea del Fondo per il Lavoro, soprattutto perché per noi come azienda è un grandissimo aiuto, ma per i ragazzi è stato uno stimolo ulteriore ed un messaggio positivo per il fatto che comunque lavorare e avere la possibilità di essere aiutati e accompagnati nel momento della ricerca e anche della propria presentazione. Purtroppo nella vita abbiamo avuto bisogno di questo aiuto particolare, perché a 45 anni ho perso il lavoro. Questa opportunità che mi dava la diocesi di Rimini, ho fatto la domanda con tutti i requisiti che bisogna avere e fortunatamente mi ha chiamato questa cooperativa, La Formica. Sono riuscito veramente, dopo aver toccato il fondo, e non hai vergogna di chiedere aiuto, perché ho conosciuto i miei coetanei che purtroppo per vergogna non sono andati alla Caritas, perché per loro la Caritas è qualcosa di troppo, no? Invece io ho trovato aiuto, per fortuna. Alessandra, tu segui sin dall'inizio la parte più tecnica, di questo progetto. Sì, io mi occupo più della parte delle candidature, quindi delle persone in sé per sé, mentre Roberto si occupa più del rapporto con le aziende. Le persone che sono beneficiarie quindi del fondo devono presentare una serie di documenti e possono presentarsi alle Caritas parrocchiali del territorio della diocesi di Rimini oppure alle ACLI provinciali, quindi di Rimini, in sede via Valturio numero 2, su appuntamento. Bisogna valutare la condizione di indigenza economica del nucleo familiare. E sono stato praticamente invitato a fare questa domanda per il fondo del lavoro. La mia domanda tramite del personale volontario della Caritas, e ho esposto, diciamo, i miei problemi. Ho avuto un primo impatto con i miei datori di lavoro e poi successivamente con i miei responsabili, che sono persone all'altezza, ci prendono quasi per mano e nonostante la mia età ho dovuto iniziare praticamente un lavoro nuovo. Maria Carla, come è nata l'idea del progetto del Fondo per il Lavoro?
Allora, all'inizio, praticamente quasi all'inizio di della crisi, quando le famiglie cominciavano quindi a essere in difficoltà, in quel momento noi ci siamo resi conto che è il lavoro che dà comunque dignità alle persone. Quindi, e si parlava qui di persone che fino al giorno prima avevano una vita normale ed improvvisamente si trovavano a vivere in situazioni di difficoltà difficili. Quindi la Caritas e la Diocesi hanno pensato che fosse giusto, per essere vicino a queste persone, creare un'opera segno, e questa è il frutto di quello che è venuto ragionando su quale poteva essere l'opera segno, perché noi sappiamo che il lavoro è quello che dà dignità. Quindi se tu aiuti una famiglia anche per un periodo breve, però a riprendere fiducia, avere lavoro, avere, e quindi tutto, le cose possono un pochino funzionare, no? In modo diverso, altrimenti è molto semplice scivolare in situazioni dove dopo diventa difficile venirne fuori. All'inizio pensavo che era, come di solito, un po' uno scherzo, ti servono, poi dopo finisce lì. Invece sono stato veramente fortunato, perché ho trovato delle persone qualificate che quello che hanno detto hanno mantenuto. Infatti mi trovo qui a tempo indeterminato, grazie al Fondo del Lavoro, alla Sodifer, a tutti. E qui svolgo il ruolo di carrellista, magazziniere. Diciamo, fin dall'inizio ho legato un po' con tutti. Dopo, piano piano, ho appreso il lavoro come andava svolto. Puoi farmi un quadro appunto di questi numeri fra i risultati, no, raggiunti in questi 5 anni? Allora, intanto parliamo prima di risorse economiche. Sono state raccolte circa 600.000 euro in tutti questi 4 anni e mezzo, e le maggiori donazioni sono venute attraverso le parrocchie, attraverso anche i singoli donatori, una parte legate alle aziende sul territorio che si sono rese comunque disponibili. E fino ad oggi ne abbiamo erogati 470.000, e più o meno 70.000 sono stati impegnati per i contratti che ad oggi sono in corso. E in 4 anni e mezzo sono state inserite 138 persone attraverso 77 convenzioni, come dire, con aziende sul territorio. Abbiamo la possibilità di garantire questo, che effettivamente ogni euro verrà impegnato per agevolare gli inserimenti lavorativi. Un progetto a costo zero, quindi? Progetto a costo zero, sicuramente. Quindi parliamo di persone che non obbligatoriamente appartengono a fasce protette, no, oppure a categorie di svantaggio. Stiamo parlando di persone che normalmente nella loro vita si sono trovate a, certo, fare i conti con il problema lavoro. Certo, assolutamente sì, perché ci siamo resi conto in quel momento che, mancando il lavoro, molte famiglie si trovavano in stato veramente di bisogno. In effetti, con questo progetto che abbiamo fatto, siamo riusciti a venire in contatto con tantissime persone, anche perché i nominativi vengono raccolti sì dalle Caritas parrocchiali, ma anche dalle ACHE, quindi si sono avvicinate tante persone che non sarebbero mai venute alla Caritas, perché molto probabilmente una famiglia dove fino adesso la vita è normale, non ti viene in mente di rivolgerti alla Caritas perché hai perso il lavoro. Però fare la domanda per il fondo, per cercare lavoro, quella è una cosa che tu fai, e era un'opportunità in più che davi a chi stava cercando lavoro. La Formica si interessa al Fondo per il Lavoro da 5 anni ormai, e quindi la cooperativa c'è sin dall'inizio dentro il fondo. Sì, la cooperativa, quando la Diocesi insieme alla Caritas ha lanciato il Fondo per il Lavoro, subito già nel 2013, l'anno in cui è stato lanciato, è stata fra le realtà che hanno contribuito al lancio del fondo, andando ad aumentare la dotazione iniziale del patrimonio del fondo, che poi doveva sostenere gli inserimenti lavorativi nelle aziende. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto come Formica è stata quella: per il Natale 2013 abbiamo deciso di sostenere il fondo. Fin da subito abbiamo scelto una metodologia particolare di coinvolgere anche i soci lavoratori e i dipendenti, cioè di lanciare una sottoscrizione a tutti i lavoratori, di devolvere parte del loro stipendio, e la cooperativa si è impegnata a versarli.
Questo l'abbiamo ripetuto per tutti i 5 anni, quindi dal 13 al 17, e in particolare nell'anno 2016, nell'anno del ventennale della cooperativa, abbiamo deciso di, visto che volevamo fare un regalo alla città o fare un regalo significativo, di versare 15.000 euro a sostegno del fondo, perché a quel punto il progetto era partito, stava dando dei buoni risultati che tuttora mantiene, con molti inserimenti lavorativi di persone con difficoltà che quindi grazie al lavoro hanno ritrovato la dignità. Oltre a questa raccolta fondi che ho detto, in realtà abbiamo anche ospitato 8 contratti di lavoro, quindi diciamo che col fondo abbiamo interagito su tutte e due le linee principali, sia aiutandoli economicamente e sia offrendo posti di lavoro. Allora Mario, se adesso volessimo rilanciarlo, no? Come capita, come è successo già negli anni addietro, che cosa possiamo dire agli imprenditori per allargare ancora di più il numero di quelli che possano aderire? Allora, il Fondo per il Lavoro è un progetto complicato, complesso, perché da una parte, come vi hanno raccontato, c'è un fondo che aiuta ad abbattere i costi del lavoro, ma dall'altra parte c'è la relazione con le imprese, con gli imprenditori. Per cui io penso che gli imprenditori abbiano due interessi. Il primo è quello di, quando hanno bisogno di assumere, magari pensare a rivolgersi a noi e quindi scegliere tra qualche persona in qualche modo già selezionata, avendo un forte sconto per quello che è il costo per il lavoro. Quindi, sapendo che oltretutto che la persona inserita è una persona che noi non abbandoneremo una volta assunta, ma che continueremo a seguire. Quindi ha da una parte l'interesse come datore di lavoro, ma secondo me proprio perché è uno strumento che è stato mai sperimentato da tantissime imprese del nostro territorio, l'interesse è anche mantenerlo vivo, anche a fare qualche offerta, perché se poi ha bisogno sarà lui stesso a giovarne di quegli sconti. Perché appunto il fondo è cioè non si autoalimenta da solo. Purtroppo no. Esatto, diciamo che dobbiamo dire, se lo possiamo dire, no? Che visto che il fondo è una cosa andata molto bene, che è riuscita molto bene, che chiaramente ogni volta che inseriamo una persona al lavoro è un fondo sul quale noi andiamo a prendere, andiamo a erodere un po' le sostanze, abbiamo bisogno di rimpinguarlo. Ecco, di quale impegno contrattuale stiamo parlando? Cosa devono garantire le aziende che assumono? Le imprese si devono impegnare a rispettare i contratti di lavoro vigenti nel loro settore di produzione e devono garantire un contratto iniziale della durata di almeno 6 mesi. Il contributo è pari al 20% del costo complessivo del lavoratore e può arrivare fino a 12 mesi di durata. Il fondo ha avuto questa capacità di aggregare un sacco di interlocutori sul territorio, anche interlocutori economici. In particolare da 5 anni ha impostato una lotteria a sostegno del fondo e anche del commercio riminese con Zenta de Borg, quindi i commercianti del piccolo dettaglio. È nata una scintilla di provare a organizzare una lotteria. La lotteria è stata fatta per 5 anni, vengono venduti questi biglietti, ci sono dei premi che sono dei buoni spesa per i vincitori, 53 biglietti, e il ricavato, tolte le spese vive, viene dato, lasciato al fondo, che circa è stato in questi 5 anni più di 50.000 euro, circa una decina, 10.000 euro all'anno, quindi un modo per sostenere comunque il fondo. Sapere che tipo di persone sono, che tipo di difficoltà hanno. Abbiamo dal libero professionista che è rimasto a piedi senza lavoro, la persona sui 60 anni, oppure la mamma con 3 bambini che è stata abbandonata dal marito, cioè quindi abbiamo una casistica amplissima. Sono quelle cose che ti spiazzano, no? Perché vengono qui, non è solo riempire le mobili, è incontrare un mondo, tutte le volte è un mondo diverso. Esatto. E tutte le volte ne esce arricchita. Solifer è un'azienda che distribuisce principalmente materiale di ferramenta per le catene della grande distribuzione, e abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di incontrare, di incrociare il nostro percorso con il Fondo per il Lavoro, che ci ha proposto il loro percorso, e abbiamo riscontrato un beneficio importante, perché abbiamo potuto coniugare la necessità di assumere dei dipendenti dei quali avevamo bisogno qui in magazzino, potendo selezionare e scegliere tra i profili che ci sono stati presentati. Da questa esperienza che hai fatto, ti ricordi un caso particolare che più degli altri ti ha colpito? Una giovane mamma separata con una bambina piccola. Forse è un po' retorica, ma dire che questa è una goccia nel mare, ma che comunque per molte persone fa la differenza, perché si sentono accolte, si sentono ascoltate, perché quello che manca è l'ascolto.